Nihil sub sole novum, diceva l'antico detto. Sotto il sole non accade nulla di nuovo. E infatti, anche oggi, sotto un bel cielo terso e questi raggi che illuminano lo stadio, si giocherà un'altra attesissima partita di pallone. Siamo certi che nemmeno stavolta ci annoieremo, anche perché, grazie al tempo, il campo è in perfette condizioni. Buon pomeriggio e benvenuti da Fabio Caressa. Questo impianto sportivo è la cornice ideale per ospitare incontri di questa importanza. Scelgono di attaccare con due uomini che verranno supportati da 5 centrocampisti. Per rivelarsi un sistema difficile da gestire senza gli uomini ad arco. Ognuno deve avere ben chiaro il proprio ruolo e cosa ci si aspetta da lui. In particolar modo è agli esterni che viene richiesto lo sforzo più grande, sia in fase d'attacco che nella retroguardia. In generale è un modulo efficace quando tutti gli uomini sono in grado di rifornire i compagni da davanti. Concentrati e la partita ha inizio. Alla peggio nello scontro di forza. Il Genoa al calcio di punizione. Va a avanzare l'azione. Un lancio lungo. Calcio di punizione per il Torino. Prometti e il portiere salva i suoi. Ha colpito molto bene il pallone qui. Di Rodriguez. Pandev, c'è l'opportunità per il contropiede. Qui non ha saputo decidersi e la giocata non ha avuto l'effetto sperato. Tentativo di allungare il gioco. Sembrava che stessero per concretizzare un'azione iniziata bene, dovranno riprovarci. La gioca in profondità. Ora Belotti. Belotti ci prova e c'è il gol del Torino. E arriva così il gol del vantaggio. Il Torino ha effettuato un grande contropiede. Sono stati rapidissimi nel trasformare una palla recuperata in un gol. Davvero una grande partenza, un ottimo inizio. Pallone lungo, in verticale. Ci mette il fisico e conquista il pallone. Radovanovic. Ottima pressione la sua. Palla recuperata. Prova a cambiare la situazione con una giocata in avanti. Belotti! Che parata! Certo, non un intervento di Rodin. Non c'è che dire, il portiere è rimasto lucido e ha reagito bene. Izzo ha fatto buona guardia.
subito il possesso della sfera. Impossibile tirare in queste condizioni, lo hanno intrappolato. Si fa trovare sulla traiettoria e sventa un'azione rischiosa. L'esterno difensore la caccia lunga. Riesce ad intercettare. Hai visto, Fabio, i loro attaccanti si muovono tanto senza palla, eh? È vero, e mi pare che si abbassino spesso anche per ricevere il pallone. Stanno cercando di rendere la vita difficile ai difensori, perché tutto questo movimento non crea punti di riferimento e la difesa può andare in affanno. Ben fatto, è intervenuto quando c'era bisogno di lui. Cerca di pescare il compagno col filtrante. Belotti! Occasione da rete! Si esprime in un buon intervento. Sembrava aver sorpreso il portiere, ma lui ha risposto con un intervento d'applauso. Palla giocata in verticale. Ottimo intervento. Ha visto il pericolo ed è riuscito ad anticipare l'avversario. Un'entrata in scivolata da manuale. Sventa la minaccia. Codella in avanti. Belotti. Può andare in rete. Attenzione al tiro. Ha spiegato buona palla. Cerca l'uomo là davanti. Sembrano aver eretto un muro in difesa. La butta via e fa respirare la difesa. E il primo tempo finisce qui. Le squadre escono dal campo dopo i primi 45 minuti. Una sola rete messa a segno finora, ma la partita è ancora lunga. Hanno mostrato sprazzi di buon calcio e sono riusciti ad andare in vantaggio. Dovranno mantenere questo ritmo nella ripresa. 1-0 dopo i primi 45 minuti. E iniziano i secondi 45 minuti. Un solo gol di differenza sta decidendo il match finora. Prova il tiro! La sua conclusione manca allo specchio della porta. Sì, valeva la pena provarci, anche se segnare da lì non è semplice. Rincon. Pallone intercettato tempestivamente. L'azione poteva diventare davvero pericolosa. Bani. Il Genoa mantiene il possesso palla, ma non riesce a creare un pericolo reale. Rincon. Yasa. Il Genoa, il calcio di punizione. Provato a fare tutto da solo, la sua iniziativa però non ha dato i frutti sperati. Ci mette il fisico e conquista il pallone. Bani cerca un varco con un pallone lungo. Piazza cerca il passaggio profondo. Genoa ha fatto bene in questa occasione, deve continuare così. E in questo momento devono prendere dei rischi, è necessario. Infatti. Radovanovic, di forza. Ha tentato l'azione personale,
conoscendolo sono sicuro che cercherà un'occasione per rifarsi, magari ci riproverà ancora. Vedo una difesa cauta che lascia anche qualche metro. Ma perché questa marcatura leggera secondo te? Per non attaccare troppo la palla ed evitare di farsi superare in velocità con tocchi filtranti, direi. Coprono bene e alla fine riescono anche a spezzare la manovra degli avversari chiudendo loro la porta in faccia. Sbattono ancora contro la difesa. Biasa, Izzo, riconquista la palla. Calcio di punizione per il Torino. Lungo passaggio in avanti. Insomma, qui dovevano chiudere la partita e non ce l'hanno fatta. Intercetta e sbroglia una situazione che si faceva molto pericolosa. Prova a giocarla in profondità. Questo è il tipo di difesa che scoraggerebbe anche il più esperto degli attaccanti. Non sta concedendo palle giocabili praticamente. Riceve un pallone interessante. Ecco un'occasione di contropiede. Ottima pressione la sua, palla recuperata. Marcature strette, a quanto pare. Le individualità forti ne risentiranno. È inevitabile che facciano il tutto per limitare le fonti di gioco, marcando chi è capace di mettere i compagni davanti alla porta. La difesa deve interpretare questa azione. Calcio di punizione per il Torino. Difesa molto distratta in questa occasione, non possono permettersi di perdere la concentrazione così. La gioca sulla destra. Il Torino aspetta. Eccolo il triplice fischio, il fischio che determina la fine della gara. Una grande compattezza di